«Caro nipote», disse nonno Giovanni, «la mia battaglia non è mai stata con spade o lance, ma con la verità e la giustizia». La bestia si nascondeva tra le ombre, diffondendo paura e corruzione nel nostro paese. Ma io, con i miei fedeli compagni, i guardiani della legge, abbiamo giurato di proteggere il nostro popolo e di riportare la luce della giustizia. Il nonno raccontò di come aveva studiato i segreti della bestia, scoprendo i suoi nascondigli e i suoi complici. Parlò delle lunghe notti passate a pianificare con i guardiani e delle grandi battaglie che avevano combattuto in tribunale, dove le parole erano le loro spade e i fatti i loro scudi. «Ma nonostante le difficoltà», continuò il nonno, «non abbiamo mai perso la speranza, perché sapevamo che la verità è potente e che anche la bestia più terribile non può resistere alla luce della giustizia». Il nipote ascoltava, incantato, mentre il fuoco proiettava ombre eroiche sulle pareti. «E alla fine, caro nipote, in parte abbiamo vinto. Abbiamo catturato alcuni affiliati della bestia e restituito una parte di giustizia al paese. Ma il prezzo è stato alto e molti dei miei coraggiosi compagni hanno sacrificato tutto per la causa». Nonno Giovanni guardò il nipote negli occhi. «Ricorda sempre, mio giovane prode, che il coraggio non è l'assenza di paura, ma la forza di affrontarla, e che ogni volta che scegli la giustizia, anche tu combatti contro la bestia». Il nipote abbracciò il nonno, promettendo di ricordare la sua storia e di vivere con lo stesso coraggio e integrità. «Questo racconto, caro nipote, è la mia storia, la storia di un uomo che ha combattuto fino all'ultimo respiro per proteggere il suo popolo dalle malvagità. E ora è anche la tua storia, da portare nel cuore e raccontare a chi verrà dopo di noi».